Così? Di botto? Senza preliminari? Allora. Gnocche. Già le vedo che sono gnocche. Dai, like it. Allora, facciamoci la nostra donzelletta. Oh, che carina. Già mi piace questa. C'è un motivo per cui sono tutte drogate? Cioè, vedo dei visi di qua, ma... hanno tutte dei problemi. Sono tutte... sono tutte ovviamente asiatiche, come visi. Non che mi aspettassi diversamente. Oddio, non tutte. Bella. Nice. Very nice. Super nice. Allora. Ho già individuato forse il viso che mi gusta. Questo. Vai, ho trovato il viso che mi piace. Io non modificherei troppo le fattezze del viso, perché in realtà mi piacciono tanto più i dettagli, anche perché non è che voglio fare questi 100 milioni di anni. Le sopracciglia ti cambiano completamente il viso, anche se a me piacciono un po' più così, però mi piaceva tagliata, è che è un po' troppo ordinata per i miei gusti. No, ti prego. Ok, ce ne sono tanti e mi fanno tutti schifo. Queste pupille un po' strambe. Che fighe queste! Ma che belle! Ok, ho appena avuto un'ispirazione incredibile per un personaggio. Anche queste sono molto belle. Queste. Mio Dio, queste sono pazzesche. Però devo cambiare totalmente il PG che avevo in mente. Va bene, lo cambiamo, non è un problema. Così almeno no, capisco dov'è, perché sennò non capisco dove sta. Carine. Color balance. Bello, per fare la texture della skin più della pelle più realistica. Forte. I capelli ora sono molto importanti. Mi serve un colore strampalato. No, non mi dire che non ci sono i colori strampalati. No, mi rovina completamente il PG. Avevo in mente un personaggio che adesso non posso fare perché non posso fare colori strampalati. Volevo fare un'ondina. Sono molto indignata del fatto che non ci sia, non, io, cioè di non poter fare un'ondina. E niente, avevo fatto sti occhi un po' così, proprio perché volevo fare una sorta di creatura un po' acquatica, ma non me la fa fare. Non è che queste pettinature siano proprio incredibili, eh? Cioè, le uniche che mi piacciono sono questa e questa. Penso che la farò così. È molto bella. I like it very much. Ah, guarda, ti fa vedere anche come te li lega. Nel caso in cui probabilmente ci sia qualche vestito, qualche costume. Ok, quindi con la luce così rappresenta cos'ha. Con la luce così invece, normale, bellissima. Mi piace un sacco. Ah, quindi il corpo non lo posso modificare. -195.79 Celsius. Physical movement or brain function not detected. Let's start. Subject status stable. Dagger still stuck in the sheath. Inspection 481 complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that? Secure me breach. Secure me breach. Sono i mostri! Ah, avevo un bellissimo pugnale nello stomaco. Guarda la mia waifu. Si sta sgretolando dalle mie mani questo coltello. Quindi c'è un problema, di sicuro c'è. Allora. Emergency medikit. Vai, prendi tutto. Ah, allora, Rosetta, la ricercatrice, mi sa che non ha fatto una bella fine. Allora, food and drink per incrementare l'energia e l'idratazione. Consumali, va bene. Quindi, allora, qui abbiamo il cibo. Gnam gnam. Qui Beh. abbiamo da bere. Blu blu. Esatto, le poppe non sballonzolano. Cioè, sballonzolano in modo realistico, finalmente. Incredibile. Sono riusciti a fare anche la fisica delle poppe. Di cui stavano facendo dei test, degli esperimenti scientifici, e noi siamo uno degli esperimenti. Una volta eravamo umani, once human. Ok,
Non sono ancora diventata Octopus. Cos'è questa creatura? Parla con questo strano uccello. Well, it's good to see another face. I thought I was on my own. And you're a metahuman too. Sono una metahuman. Va bene, quindi ascoltiamo quello che ha da dirci e completiamo la missione. Devo entrare nello specchio? Oh, wow. Oh, macete. E acqua bollita, vai. Prima arma, un bel macete. Mi sento tornata ai tempi di H1Z1. Devo prendere la carta? No. Cosa faccio? Ritiro la... No, è la... questa è la mia tessera. Bene. Quindi ci sta facendo vedere l'attacco, quindi immagino di dover attaccare... Backstab. Bene. Questa è una vita forma che è stata protetta con Stardust. È chiamata Deviant. Aveva del pane questo deviante. Deviante. Sono umani che rimangono troppo esposti. Ho trovato un cappellino. Mi piace che i vestiti si vedano. Volevo fare backstab anche a lui. Il Gnawer. Che mi ha droppato cosa? Un cappellino rustico. No, aspetta. Ma cos'ha di rustico? Allora, vediamo l'inventario. Ah, intanto ho del cibo viola. E non c'è, non so se c'è una gradazione o se semplicemente hanno questo colore, perché di solito le cose viola sono le cose rare. Però abbiamo anche del pane azimo. Qui sono materiali, una tessera, che immagino siano gli oggetti quest. E le deviations, che sono queste deviazioni, queste devianti, queste creature che dobbiamo combattere. Poi, allora, qui abbiamo l'armor, ma si può togliere? Hide. Ah, sono i reggiseno. Ok, va bene, va bene. Qui abbiamo la possibilità di mettere due armi da fuoco e un'arma melee. Vedo guanti, stivali. Memetics. Ok, ma queste le scopriremo più avanti. I blueprints. Qui abbiamo i blueprints delle armi, delle armature e delle armi. Quindi già qua possiamo vedere in generale che tipo di vestiario c'è. Abbiamo le mod e i cosmetici, però non abbiamo ancora sbloccato. Beh, ci sta che facciano fare solo un PG per server, essendo un gioco free to play, perché altrimenti, probabilmente lo fanno perché altrimenti i server sono subito super crowded, si fullano, già sono full così. È normale che quella sedia stia fluttuando nel cielo? Non è un bug? Era meglio lasciarla spenta? Intanto che questi li sciottiamo, conviene farlo. Ci sono queste anomalie che riescono a farci vedere delle immagini residue di quello che è accaduto nel passato e a farcelo rivivere. Vedi? Un po' in stile What Remains of Edith Finch. Yes, your first deviation. And look how gentle it is. I remember my name now. It's Mitsuko. It means child of light. Una deviazione, guarda. Quindi è lei che crea le deviazioni. Gli tiro i soldi, non ci credo. No, vabbè, ragazzi. Sto utilizzando una valigetta per lanciare i soldi. No, vabbè, godo. Bellissima sta roba, aspetta. Che stupidata atroce, adoro. Ah, cioè, ha la testa di una valigetta, vedi, è diventata... Cioè, le deviazioni cambiano forma, guarda. Ma bellissima sta cosa. Che figata. Devo catturare la deviazione. Devo catturare questa farfalla. Quindi mi avvicino e... Non devo farle del male, mi sa. F. Tipo i Pokémon. Questa è la Mitsuko che ha creato tutte queste deviazioni che noi dobbiamo catturare. Oh! Siamo arrivati in casa! Casa mia questa? Quindi mettiamo le deviazioni nella teca. Noi abbiamo la farfalla, quindi immagino di poterla mettere qua dentro. Aspetta, come la metto? A deposito. Oh! Cute! Ok, quindi...
Devo prendere, devo catturare le deviazioni e buttarle all'interno della teca. Pianoforte. Ah, c'è proprio così? Ok. Ok, quindi abbiamo un pianoforte. Questo è un gathering tool. Perché è un MMO survivor, quindi c'è anche la parte ovviamente dove devi gatherare, vedi log. Ma scusami, ma posso prendere anche questi? Sì. Hopper. Vediamo. Allora, ah, vedi che si può bollire l'acqua. Allora, poi con T possiamo allestire un campo. Iniziamo. Tipo qui. Sembra un buon punto per allestire un campo. Questa mi devi craftare. Ok. Vai, arma primaria. E volendo si possono craftare anche le armature. Però non ho i materiali per il momento, ma tanto mi sa che le troviamo in giro. Hola, guarda che bella la mia crossbow. Tanto che qua mi crafta le frecce. Allora, armi, che cosa abbiamo? Ah, altre frecce. Ok, immagino di dover utilizzare la mia balestra. Però magari non lo devo portare dentro casa? O sì? Ma forse lo scopo è proprio stare riparata qua dietro? Ah sì, vedi. Sirena livello 5. Oh, cosa mi sta tirando? Ok, come la summono la farfalla con la E. Aspetta. Così, ok. Ho summonato la farfalla. Dice che dovrebbe aiutarmi. Au. Sa che è meglio se sto qua dietro. E questo probabilmente mi blocca l'ondata. Ma se lo colpisco lassù... Ah, quello è il punto debole, quindi devo colpire il punto... Il punto da dove arriva l'energia colorata. Tipo qui. È tipo l'headshot quello. Esatto. Cos'è stato quel fuoco che mi è comparso sopra te? Cos'è questa roba? No! È scappata la deviazione. Avevo il 32% di catturale ed è scappata. Ma che cos'era? Un sacchetto dell'umido? Allora, la grafica è bellina. Non eccellente, ma carina. Secondo me... Si sono trattenuti abbastanza perché sto gioco dovrà girare anche su mobile. Cioè, Balumi, hai fatto... Cosa Cristo? Ma che figo! Ma lo spaventapasseri che è impazzito? Ma che forte! Uomo luce. C'era un altro qua. Fuck! Aspetta. Switcha. Niente. Ma io avevo un macete. Perché non ho più il macete? Arrivano in tanti, eh? Sono anche bruttini. C'è anche un po' di horror sto gioco, bello, mi piace. Piove. Ah, che bello, c'è il clima. Wow, foresta pluviale però. Cioè, alla faccia della pioggia. Hello, hello, hello. Oh, ciao, Zerga. Ti ho chiamato io, ma mi sono comunque spaventata. Beh, ma io ormai se non ti spaventi quando rispondo a Discord ci rimango male. Già. Quello un achievement ormai. Non è... Ok, qua c'è un problema. Sì, perché io, io vedo te, ma non ci sei. Oh, siamo su due piani dimensionali differenti. Oh, cos'è sta roba? Ecco la roba dei moda. Sì, l'ho trovato. Però com'è possibile che siamo nello stesso gruppo, ma non ci vediamo? Non ne ho la più pallida idea. Cioè, più che altro io sono esattamente dove dovresti essere tu, ma non ti vedo. Ah, stai venendo tu nel 4. Sì, okay. Sì, era proprio... Eccoti! Eccoti! Oh. Allo, anche tu in mutande! Siamo in mutande! Hi, mate! Il team mutanda allegra. Mutanda. Are you? Oh, cos'è sta cosa? C'è un'anomalia dietro.
Sì, l'ho presa, ma non mi ha detto niente. Che bello. Oh, ce n'è uno grosso, l'hai visto? Dove? Che gli faccio la disco? Qua, qua, vieni. Ce n'è uno lì? Ah, guarda, allora, eccolo lì. Mi sa che bisogna colpire i punti, quelli tipo colorati. Non so. Crying at the discotheque. Lo sto distruggendo. Cosa, con la luce? Sì, guarda. Forte. La testa di uno di quelli di prima. Credo di essere... ok, mi sono attaccando alle spalle nel frattempo. Vabbè, io ripulisco gli ad. Tu fai il boss. Dai, ti aiuto. Vabbè, ripulivo gli ad. Bam. Opla. Bello lui. Aia. Ah, lì bisognava saltare. Ah, lì sì, okay. Quella è da saltare. Era da colpire il punto rosa. Sì, infatti. Ah sì, i puntini, vedi, hai ragione. Sì, vedi che hai i punti deboli. Sì. Dato giù, Franco. C'è una cosa qua su? Come ci arrivo lì? Guarda, vieni. Tu hai il drop anche... È condiviso il drop? Sì, cioè io il drop lo vedo. Quindi penso di sì. L'hai preso anche tu. C'è uno zombie dietro. Oh, shit. Tu era. Ok, l'ho preso. Mi è esplosa la testa. A sinistra cosa c'è? Ah, qua c'è uno. La colla. Vabbè. Ma è una chest rossa tipo. Oddio, i ragni lampadina. Bellini. Ma è molto originale come come mob. Sono carini. Cos'è, loot? E poi mi piace che possiamo lootare tutti e due. Cioè hanno anche di oh, primo fucile. Fucile? Sì. Vediamo a me cosa mi dà. A me darà tipo, infatti a me ha dato la torcia di Gandalf. Ovviamente. Io ho il fucile, però non ho le munizioni. Sì, cosa, cosa Cristo è questo? Bello, no, no, ma l'hai visto? Bello. Ma che figo. Vai, facciamolo. Sparo. Che figo. È immune alle mie frecce. È uscito mie, immune. No. Non è immune. Ti giuro. Lo sto menando. È uscito immune. Ah, adesso è uscito immune anche a me, però prima... Ma di danni glieli ho fatti. Piscilo sulle zampe. Allora. Ma l'autobus... Sto menando un autobus, che ma spettacolo. La vita l'autobus. Ma non è che devo salirci sopra l'autobus? Non lo so. Ah, bisogna salirci sopra che c'è un chest dentro. Ah, allora andiamo. Io però aspetta, c'è un po' di mob. Vieni che ti sono salito. No, arrivo. Sei no! Ah, perché lo dobbiamo colpire, mi sa, finché non si ferma. Arriva giù. Sì, esatto. Vai. Carico. Bello questa cosa del fulmino di esplorare. Voglio anch'io la chest, fermati. Aspetta, li tiriamo. Io non incorro finché non si ferma. Ok, si sta fermando. Tanto io sto salvando Kuro da tipo tutto ciò che la sta rincorrendo. Io voglio anch'io, bro. Che stavo ripulendo la zona. Una scena pietosa. Una... La prego, signor autista. Come autista, si fermi. Verso l'autobus. Eccolo, si ferma. Si è fermato? Bravo, intanto io questo riesco. Ok. Eccoci. Oh, apri. Nice. Ok, ho preso tutto. Brava, intanto io qua ho fatto tutto. Casa mia è pronta. Ma se io rimango qua, cosa faccio? Mi scorta? No, la certa tipo dovrebbe ripartire, no? Dove mi porta? Oddio, ma quanti ce ne sono qui? Ok, il Matic Scraddle. Questo conferma. Questo poi non ci arrivo. Buono. Qua c'è il garage. E vabbè, arrivo poi con calma, che qua tutte le cose di fretta poi mi brucio. E beh, adesso abbiamo... Mi informo sulle nuove pagliacciate del meraviglioso mondo del review bombing. Primo, i personaggi di Nathan non sono di colore. Invece dovrebbero esserlo, perché? Uno. L'hai visto i personaggi di Nathan? Io sono una a me piacciono un botto. Ma anch'io da morire. No, a me piace la Pokémon Trainer. Anche la Pokémon Trainer, anche lei. E poi vediamo Dark Souls, se non lo giochi, scusami, Elden Ring lo devi giocare per forza senza usare le Mimic, se no è così che Miyazaki l'ha pensato. Eh sì, allora cosa ce l'ha messa a fare le Ash? Ah, puoi così giocare come ti pare, infatti. No, ma la gente è impazzita.
No, adesso la nuova critica su Elden è che tipo non puoi dire che un boss fa tanti danni se non sei almeno in NG plus 7. Cioè, credo sì, di aver visto almeno 15 persone che mi hanno scritto: non puoi dire che fai danni se non sei in NG plus 7. Che due coglioni, sì, mamma perché, mia. Perché loro stanno succando fortissimo nei noi. Devo ma fatti... loro, ma che mi frega a me? No. Godo, sei New Gameplay 7 e succhi, godo fortissimo. Ma no, ma io non è che godo se succano, però che cazzo vogliono, cioè, no, capito? Senso, ma non puoi dire godo. se non sei in NG plus 7. E io sono tipo, cazzo vuoi che ci sia andato? Cos'è che vuoi da me? No, ma è in quel senso era. Termina. Vediamo se ora lo posso rilocare. Non il letto, vabbè. Senti, gli sposto il letto così faccio prima. Mi arrendo. Ma che cos'è? Ma... sono arrivati i mostri ad attaccarmi, ma mostri livello 15. Quando ho messo il purificatore. Ma tantissimi. Ma io sono livello culo. Insomma. Mi stanno dando una quantità abnorme di exp, però non va bene. Vanno a menare il mio personaggio. Confermato, chiaramente non in blind. Livello culo. Livello. È andata così. Qualche meno tutto ad area, mamma mia, li spacco tutti. Bravi guantini, mi hanno droppato. Ma io non posso rilocare il mio campo. Ah, lo posso rilocare il mio campo. Ok, male. Livello culo. Effettivamente sì. Uomo lampione. Io faccio schifo nella cosa. Cioè, Robo quando vede casa mia mi manda a cagare a una velocità. Ah, è vero che Rob è il nostro fautore di case. Cioè, Rob è il nostro designer, mamma mia. E su quante cose ne abbiamo ritornato. Lo so, hai ragione. Perché giochiamo troppa roba? Ma va benissimo così. Ci sono ancora i pinguini che ci aspettano. È vero, i pinguini. I pinguini. Beh, ma quello è un gioco se vogliamo perdere la sanità mentale. Cioè. E beh, perché Chain Together no. Anche. Mamma mia, pensa che l'ho finito. Sto morendo. In 4 è impossibile, raga. In 4 è veramente impossibile. In 4 è difficile. Cambia, perché da solo, tipo, le piattaforme, le robe, te le stringe, te le fa più piccole. Non ci credo, sto morendo. Adrenaline shots. Oddio. Fai morendo. Sì, perché mi hanno attaccato un'ondata di mob livello 15 e non ho da curarmi. Aspetta, arrivo. Se riesci a tirarmi su. Come una teleportation nearby. Che cazzo vuol dire che non posso teletrasportarmi? Allora sono morta. Non mi fa teletrasportare perché? Ah, perché io devo essere vicino io a un teleport? No, questo non va bene però. I am so dead. No, aspetta, arrivo. Posso respawnare a casa? No, per 29 minuti non posso respawnare a casa mia. Aspetta, mi sono teletrasportato. Ci sei? Ancora sono morta. Ah. Aspetta, no, aspetta, forse posso... Sì, mi sono riportata a casa. Oh no, okay. Hanno distrutto i miei materiali. E te hai messo giù la roba? Mi sa che la metto giù nella cassa. Non avevo tanta roba da mettere giù, ho messo solo giù l'acqua in verità. Mi sa che metto giù tutto invece perché... Io ho tanti materiali. Deposit all. Vai. Bella lì. Sì. Questo è buona come funziona. Mamma mia, sì. Cioè, devo dire che il... cioè, sembra una cazzata, ma ho giocato una quantità abnorme di survivor in cui sta roba non c'era. Ed erano dei survivor. Hai ragione. E quello era il focus, quindi... devo mettere uno alla volta. Sì. Quindi, evviva. Dov'è, signor? Ma perché non la vedo, la signora? Ah, non lo so, io la vedo e ci stavo anche parlando. Te lo che giuro, una bella è carina. No, ok, no, mi ha detto che me la meno, quindi può morire. Ragazzi, puro vede i fantasmi. È un gran bel fantasma. Basic gear, some machine gun formula. Io nella missione principale mi chiede di craftare una qualsiasi tipo di pistola o arma. Ok. Allora, un po', ma è che non capisco che materiali vuole. Come si mettono i materiali? Aspetta che arrivo al tuo punto e vedo di capire. Allora vai nella billboard e costruisci la gear workbench in territory. Ok. Ci sono. Ok, ora non ci sono. Fatta quella. Sto facendo il fucile. Aspetta, prima di fare questo, che magari ne ho uno migliore. Ma
facendo la pistola. Questo è il migliore. Ok, ho capito. Cioè, praticamente ti fa scegliere tra tutti i materiali che hai, insomma. Ok. Niente. A vedere. Allora, new items shop. Oddio! Ma sono bellissimi! Ale. Li voglio tutti. Ok. Io cazzo, basta. No, vabbè, che c'entra? Queste sono skill. Le skill le compro sempre. Io sono una super skin addicted. Chi è? Perché ho sentito un telefono? Aspetta, sta suonando un telefono. È un telefono veramente. Matrix, sì. Cazzo. Un telefono in un banano? Ma c'è una persona. Ah no, è vera. Allora, il miracolo appare solo quando la luna sorge fino alla notte fonda. Oh no, dobbiamo aspettare la notte. Notte, però pronto. Vabbè, ma sono le 5:26, dai. È appena sorto praticamente. No, del pomeriggio. Dolphin. Minchia, Baywatch. Siamo partiti precisi. Vabbè, cioè, manco ci fossimo dati il timing, no? Qua non è solo la DHD comunque. No, qua è proprio essere deficienti. Sì. Proprio un cervello in due. Forse è arrivato il momento di craftarmi un paio di pantaloni? Potrebbe. Oh no, vuole le pelli. Prendere le pelli. Cioè, oh, mi sono craftata un elmetto, ma mi mancano ancora i pantaloni, mi sembra giusto. Oh no. Cioè, vado in giro con l'elmetto, ma senza pantaloni. Ciao, Rob. Hola. Ciao, com'è? Bene, bene. Sto per iniziare qui, c'è il classico podcast qua in countdown. Scusate il ritardo. Ho fatto no, non ti scuseremo, siamo estremamente arrabbiati. Io no, io no. È lei che è brutta e cattiva. No, no, c'è proprio... Boh. Dai, stasera emozioni, ragazzi, andiamo a regalare. Grandi emozioni. Grandi emozioni. Come mi sembra? Bellino, a me sta piacendo, sì. Cioè, più che altro insieme è divertente. Probabilmente da soli non lo so, non lo perché so, cioè, alla fine questi sono bellini sempre in coop. Cioè, non è roba da giocare da soli. Secondo me se lo giochi da solo ti rompi il capo. Oh, non so quale prendere di questi costumi. Credo che prenderò questo. Tutti e due così carini. E questo mi cambia i capelli. Trovo finalmente. Non so quanto costano le skin, vediamo. 1280 euro. 1280 che sono euro. Cosa? Quanto? No, aspetta, mi ha chiesto 29 dollari, 30 dollari. Cioè 30 euro per no, sperma, no, ma mi sembra too much. Cute Pet Carnival Set? No. Sì. Ok, non hai visto Ultra Bunny quanto costa in The First Ascendant? Cos'è Ultra Bunny? Costa, allora, se la prendi così da fresco da nuovo costa 100 euro. Minchia. No, ma no, curo, sono 20... Allora, 1280 devi fare, quindi sono 1000... Sono 19, 20 cuori. Euro. Ci sono le pistole con i coniglietti cuori. Vabbè, 20 euro già ci sta. Sono come... Vabbè, alla fine anche su Genshin costa così. Però, io ho una domanda. Non ho capito che cosa ti dà il pass, quello da 30... Il meta pass, quello da 30 giorni. Quello è il season? No, non è il season. C'è la casa di vetro. Io non ce l'ho quel server. C'è la casa vacanze. È Sara che ti sta ignorando totalmente. Io ho notato. Ah, state parlando? Sì. No, no. Cioè, abbiamo un problema. No, guarda questo. Le ciambelle rosa con gli zuccherini. Non trova. No, c'è un piccolo problema. Io non ho un server, raga. Non trova il server lui. Non c'è. Ah, vabbè, 20 euro ci sta, raga. Alla fine è un free to play che vive di skin. Cioè, se non. Cioè, se ci pensate, raga, è completamente free. Se non vivono di sta roba, cioè, con cosa mangiano questi? Cioè. Intanto allora guardo lo stream di Sara che sta rendendo il suo personaggio letteralmente un personaggio di JoJo. No, bellissima! Sì, però le porte? Le porte ancora non dovresti averle, credo. Ah, non le ho ancora? Credo di no, però costruisci di... Io le porte ce l'ho. Se ce l'hai, allora... Sì, forse ce l'ho. In chat mi hanno detto, Zerga, vedo che conosci tante persone con belle voci, tranne la mia, hai visto? Faccio apposta.
per metterli in risalto. Catanissara è uno spiazzo con... Sì, sì, è un senti, sta anche piovendo adesso su casa mia, va bene? E ho appena avevo i vestiti c'è nuovi. C'è quella pietra che secondo me è bellissima. Che bello. E questo sasso. Vabbè, almeno poi non mi passa il pulmino davanti con sei braccia. Senti, io adesso... Piedibus. Mi passa davanti a casa. Un muro così non lo vedo. Oddio, raga, la moto. Oddio, raga, la moto. Sei stato bravo, esatto. Sei stato bravo, dovresti poter... fare la moto. Oh, la moto. Ride your motorcycle for 100 meters. E come faccio a salire sulla mia moto? Io sto costruendo la reggia di Caserta. Oddio, ma come hai sbloccato il tetto, cavolo? Che io non l'ho sbloccato. Dai punti che aggiungi. Scendi, curo, che ti porto a fare un giro, dai. Arrivo. Ma volevo chiamarlo Rodolfo Raschioni, però. Allora, vabbè. Secondo voi si può salire in due sulla moto? Non ho il casco. Non lo so, Non credo, vero? Si chiude sta Oddio, porta. Come sei vestita? Senti! No. Ah, yeah. Vero. Raga, ho creato un figo, Ho creato allora un figo, così... Ah, così? No, aspetta, che sì, ok. Aspetta. Sembri il prof di casa di carta. Come cazzo ti permetti? Oddio, questa è brutta, È offensiva. Ah. A me hanno dato dell'Andrew Dahmer prima. Del Dahmer. Okay. Vabbè, okay. Niente, non sei il mio tipo, ciao. Che? No, lasciami stare. Io purtroppo sono un genere passato, a me piacciono le ragazze, mi spiace. Fammi vedere cosa hai fatto, dai, che... Hai messo una porta... Ah, dai, l'hai fatta già diversa rispetto... l'hai fatta meglio. Ah, prima cosa, subito, se non mi ric- vediamo se mi ricordo sì, come ma... si fa. Sì, ma non riesco a fare bene il tetto perché non mi fa, non mi fa fare rotate con le cose. È un problema questo. Sì, per ora non ha grosse sfide. Infatti, ecco, esatto, volevo chiedere a Rob, magari, visto che tu l'hai giocato tanto in beta. Cioè, andando avanti poi diventa più difficile, Beh sì, raga, è ovvio, certo. Cioè bisogna giocarlo. Immaginavo. Credo state chiusi sulla casa dall'inizio della... No, vabbè, lo so, perché ma perché... Non andare troppo avanti. No, ci sta, capisco. Io adesso vi raggiungo che voi lo vogliate o no. Mystery Night Studio... No, ma aspetta, ma questa è casa di qualcuno? Probabile, ah, eccola. No. C'è Bess. Guardala tutta shoppata. Sì. Arrivo, sono quello senza pantaloni. Ecco. Diciamo che anch'io non ho ancora i pantaloni, quindi però mi sono messa presa la skin, quindi. Lei va giustamente a squeccolo, Gabrio. Ecco Gabrio. Ma no, ma dai, non sparare i cervi, serve la pelle. Servono le pelli. Piglia. Niente, non l'ho trovata, volevo mettere la foto dei nascondini, ma no, nel team, ma non ce l'ho. No, non ci credo. Provo per prendere. Ma per ora è carino il gioco. Diciamo che è carino da fare insieme. Ma bisogna vedere andando avanti. Massimo, da 4? 8. Sembra 4. No, la mi dicevano in mini ride da 8. Ma no, vabbè, mini ride vuol dire che c'è le bestemmie e fioccano. Le bestie. Allora. Oh, ma io ho ottenuto tipo un... The Digby Boy. The Digby Boy. È tipo una deviazione. Ah, ok. Ah, l'hai trovata. Che cos'è? Tipo una sorta di... È un omino carinissimo, ma non so come si equipaggiano. Questo è nuovo. Devi prima intanto riuscire a ottenerla, devi... Ce l'ho. L'hai proprio presa? Sì. Allora dovresti costruire una teca e ficcarcela dentro. Ah, è per forza nella teca, ok. Allora lo metto nella teca. Dovrebbe stare in un museo. Allora lo mettiamo nel museo. Lei bara, dottor Jones. Ma che cazzo, Sara, ma scusa, non è ricostruita sta casa? Eccola, vicino al territorio. Vabbè, è una buona zona quella dell'inizio. Sì, perché in realtà ho il teleport di fianco alla fine. Ti dico, cioè, c'era sto sasso che rompeva le balle, ma alla fine ho costruito una casa alta e me ne sbatto. Non lo so, dipende. Ci sono tante di quelle cose in sto gioco. Che carino, The Dig Boy. Sì, anche tu sei carina, Lily. Sì, non essere geloso. Anche tu sei carina. Ho costruito qua. Povera Lily. Quindi se voglio utilizzare Dig Boy, come faccio? Oh, che bello, guarda che ti racconta anche la sua storia. Ma io posso far uscire la farfalla, perché io non ce l'ho nello zaino. Cosa? Ma che messaggio è? Ciao, puoi descrivere questo gioco in un minuto, per piacere? No. 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 Ma perché in un minuto, scusami? Cos'è? C'hai il timer? C'è il tempo contato, devi andare di fretta. Capito, ma che cos'è? Speed review. No.